I prossimi minuti saranno dedicati a illustrare i contenuti principali del poster sul processo di definizione della statistica ufficiale e sulla collaborazione tra attori istituzionali per il Programma Statistico Nazionale, il PSN. Io sono Ilaria Diaco e ho realizzato il poster insieme ai colleghi Riccardo Carbini e Andrea Indennani. Tutti e tre in Istat seguiamo la predisposizione del PSN nell'ambito della Direzione Centrale per i Rapporti Esterni, le Relazioni Internazionali, l'Ufficio Stampa e il Coordinamento del Sistan. Ci è sembrato quanto mai opportuno per la 14ª edizione della Conferenza Nazionale di Statistica realizzare un poster che illustri il processo di definizione della statistica ufficiale. La 14ª edizione della conferenza è infatti dedicata a un moderno ecosistema dei dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile. Ed è in un contesto di ripartenza che la statistica ufficiale viene ad assumere il ruolo di dorsale informativa imprescindibile per la definizione delle policy e il monitoraggio della loro efficacia. Il poster si sofferma in particolare sulla statistica ufficiale di interesse pubblico, che è affidata ai soggetti del Sistema Statistico Nazionale e viene pianificata nel Programma Statistico Nazionale. Viene messo in luce nel poster che la collaborazione interistituzionale tra soggetti del sistema rappresenta il vero punto di forza nella definizione dell'offerta informativa. Infatti, il confronto tra produttori permette di razionalizzare l'offerta informativa, evitando e riducendo sovrapposizioni fra lavori statistici e incentivando compartecipazioni nell'esecuzione dei lavori statistici stessi. L'incontro tra soggetti del SISTAM avviene in primo luogo all'interno dei circoli di qualità, che sono gruppi di lavoro interistituzionali organizzati su base tematica che si riuniscono proprio per individuare i lavori statistici da includere nel PSN in risposta a esigenze conoscitive condivise che vengono espresse dall'utenza o sono rappresentate dalla normativa comunitaria nazionale e regionale. Il numero di produttori che si incontra all'interno dei circoli di qualità è sicuramente elevato. Nell'attuale composizione figurano quasi 800 componenti, nominati con delibera, che provengono sia dall'Istat che da altri 51 soggetti. Poiché alcuni componenti partecipano alle attività di più circoli di qualità, il numero complessivo di membri associati ai circoli sale a quasi 1200. E il numero di enti che prende parte ai diversi circoli va da un minimo di 14 enti ad un massimo di 25. La maggior parte degli enti che partecipano alle attività dei circoli di qualità è titolare di lavori statistici nel Programma Statistico Nazionale. Si tratta quindi di produttori che sono contemporaneamente anche utenti di informazione statistica perché utilizzano dati prodotti da altri soggetti. Solo il 14% degli enti che prendono parte alle attività dei circoli non sono titolari di lavori nel PSN, ma sono esclusivamente utenti e come utenti svolgono un importante ruolo di stakeholder all'interno dei circoli, poiché rappresentano gli interessi e le esigenze conoscitive di una larga parte di società civile. Anche il numero di lavori statistici associati ai diversi circoli è variabile. Attualmente il circolo cui è associato il maggior numero di lavori è Salute, Sanità e Assistenza Sociale, cui sono associati 116 lavori, il minor numero di lavori si riscontra invece nel circolo Benessere e Sostenibilità. Il totale complessivo dei lavori inclusi nel Programma Statistico Nazionale per il triennio di programmazione 2020-2022 è di 811 lavori. Il contributo maggiore alla produzione di informazione statistica proviene dall'Istat, seguito dai Ministeri e Presidenza del Consiglio e da enti e amministrazioni pubbliche centrali. Dobbiamo dire che la collaborazione tra enti del sistema non è utile soltanto perché consente di razionalizzare l'offerta informativa attraverso, come abbiamo detto, la riduzione delle sovrapposizioni informative e l'incentivazione delle compartecipazioni. La collaborazione tra attori istituzionali è essenziale anche
per incrementare lo sfruttamento delle fonti amministrative a fini statistici. Tra enti del sistema, infatti, vengono scambiati molteplici dati di fonte amministrativa che permettono, tra l'altro, di ridurre il fastidio statistico sul rispondente. Su 811 lavori che, come abbiamo detto, sono programmati nel PSN 2020-2022, sono ben 453 i lavori che prevedono l'utilizzo di dati da fonti amministrative e 379 i lavori che prevedono il riuso di dati statistici provenienti da altri trattamenti. Non è forse azzardato dire che la collaborazione tra enti per il riuso delle fonti rappresenta uno dei maggiori successi del decreto legislativo 322 del 1989, istitutivo del SISTAN, che prevede tra i compiti degli uffici di statistica proprio la collaborazione con le altre amministrazioni per l'esecuzione dei lavori statistici inclusi nel programma statistico nazionale. Poster vengono illustrati sinteticamente anche i prodotti e gli output di diffusione attraverso cui l'informazione statistica che deriva dai processi inclusi nel PSN viene resa alla collettività. Nel triennio di programmazione 2020-2022 sono previsti 1.500 rilasci di dati aggregati. Infine, il poster sottolinea anche come in questo momento storico il PSN si trovi a dover rispondere alle esigenze informative emergenti a seguito della pandemia. Deve diventare il PSN uno strumento per una migliore comprensione delle crisi, per favorire decisioni di policy. E sempre in questo momento storico, tutto il SISTAN è chiamato a rispondere con velocità di reazione adeguata e con la necessaria flessibilità alla ridefinizione delle priorità e dei lavori programmati in risposta alle richieste di informazione statistica connesse alle crisi sanitaria, economica e sociale. Grazie per l'attenzione.